la città di Palermo, i cittadini di Palermo, la città di Milano, i cittadini di Milano, i cittadini italiani sono oggi uniti in un giorno di memoria, un giorno nel quale esprimiamo gratitudine e ammirazione a chi ha dato la vita per un cammino di liberazione di questo nostro paese. Il sindaco di Milano e il sindaco di Palermo, insieme da Palazzo Marino e da Palazzo delle Aquile, con un lenzuolo che in qualche modo richiama le migliaia e migliaia di lenzuoli dei balconi dei cittadini di tutto il nostro paese, con l'opera di TV Boy per ricordare che dobbiamo raccontare storie, l'arte aiuta a raccontare le storie di uomini che hanno liberato questa nostra città dal governo della mafia. La mafia c'è ancora, e questo è il senso inquietante della memoria, la mafia c'è ancora ma non governa questa città, dobbiamo rispettare questo impegno, questo sacrificio di questi uomini coraggiosi, di questi uomini e donne coraggiose, perché dobbiamo evitare che torni a formarsi un blocco sociale che ridia alla mafia, come aveva negli anni 80 e nei primi anni 90, il volto delle istituzioni. È una memoria inquietante che ci interroga ogni giorno e che ogni giorno sia 23 maggio per tutti.